europei. Io ho letto invece delle sue dichiarazioni un po' più preoccupate da questo punto di vista. Secondo lei serve qualcosa di più di quello che stiamo facendo adesso? Ma guardi, preoccupate senz'altro. Credo che la situazione possa, stanti così le cose, darci delle risultanze anche francamente peggiori, semplicemente farci ripercorrere, appunto, se non riusciamo a vaccinare in maniera estesa, lo stesso percorso che ha già visto l'Inghilterra. Non sarebbe la prima volta, cioè, è capitato così anche con l'ondata precedente. Noi siamo arrivati dopo, ma abbiamo avuto comunque una situazione pesante ed importante. Io ritengo che il discorso vaccini sia strategico. Io ritengo che i tre punti fondamentali siano molto vaccinare, molto fare test nelle zone più colpite per identificare tutti i focolai e quarantenare il quarantenabile, e chiudere di conseguenza più a zone che a colori per regione, voglio dire, perché ove tu chiudessi in una pratica che vede insieme vaccinazione e valutazione a tappeto della situazione dell'infezione della popolazione in quell'area geografica, tu hai delle chiusure che fanno parte di una strategia in cui il contenimento del virus lo attui effettivamente. La chiusura generale è quello che è successo, come quella di marzo, ha dato risultati molto importanti. Però alla riapertura non siamo stati capaci di avere un mantenimento sostanziale di una situazione di protezione della popolazione. Però alla prossima riapertura potremmo avere molti vaccinati, se fossimo bravi. Molti vaccinati, sì. Quindi potremmo chiudere rigorosamente e poi aprire per sempre, diciamo, no? Ecco, o chiudi, decidi di chiudere, avendo però la possibilità di vaccinare molto mentre chiudi, o altrimenti chiudi a zone, vaccini nelle zone maggiormente colpite e tutto attorno, e contemporaneamente continui con la vaccinazione a strati, perché più anziani e fragili metti in sicurezza, meno avrai in crisi il sistema sanitario. Benissimo.